Project Forum nasce dal nuovo percorso che l'Associazione Giovani per l'UNESCO intraprende proprio da quest'anno. L'associazione nasce 2 anni fa come Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e quindi per supportare l'attività della Commissione Nazionale nella divulgazione e valorizzazione delle tematiche UNESCO. E appunto abbiamo intrapreso questa sfida proprio qui a Matera. Fondamentale dal mio punto di vista è la volontà, nel senso che il patrimonio culturale c'è, la tecnologia c'è e ci sarà e si evolve. L'unica cosa è avere la volontà anzitutto di comprendere che per aumentare la fruibilità e la condivisione del patrimonio è necessario utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Questo è sicuramente l'elemento fondante. Noi puntiamo molto su questo punto. E proprio nel 2017 uno dei nostri progetti principali è stato il Grand Tour d'Italia in collaborazione con Google, una piattaforma digitale che ha messo a disposizione con mappe in 3D e realtà immersiva gratuitamente per tutti la possibilità di visitare alcune città ed alcune storie e racconti realizzati dai nostri soci. Rispetto a il tema dell'innovazione e del patrimonio culturale credo che sia una tematica fondamentale, perché il patrimonio è tale solo se fruibile, quindi sicuramente le nuove tecnologie e l'innovazione concorrono a una migliore fruizione del patrimonio culturale. Allora, l'innovazione non è una parola, è vuota, l'innovazione va riempita con le persone, per questo noi bisogna tutti insieme, non solo da parte del pubblico, ma anche da parte delle associazioni, cittadini e altro, avere una consapevolezza maggiore di quanto la cultura, in tutti i suoi formi, in tutte le sue derivazioni, può aiutare tutti i campi della società, dalla burocrazia al divertimento, all'incremento di una conoscenza. Per questo qual è l'elemento migliore? È il fatto di parlarsi. Allora, si dice di contaminarsi, ma più che contaminarsi è appunto di condividere, scambiare dalle varie intelligenze che ci sono, cercare davvero di arrivare a qualcosa che innova, che vuol dire che migliora. Che innovazione può essere negativa o positiva, se invece noi puntiamo dei modelli che in qualche modo certificano l'impatto positivo di un lavoro fatto insieme, questa è l'innovazione che ci piace e l'innovazione che vogliamo portare avanti. Nel 2016 è iniziato un progetto nella regione Friuli Venezia Giulia, un progetto che si intitola Smart Radio, l'arte di divulgare nell'era dei social. Questo progetto è nato in una regione, si sta diffondendo, questo progetto di storytelling del patrimonio culturale, si sta diffondendo in altre regioni italiane grazie al sostegno del MIUR. Noi crediamo che oggi i bambini e i ragazzi, gli alunni in generale, possano fare dei percorsi di cittadinanza attiva e andare alla scoperta, alla riscoperta del loro patrimonio ed essere in grado anche di raccontarlo, costruire un bene comune che noi immaginiamo come il primo museo virtuale d'Italia fatto di racconti, racconti dedicati al cultural heritage. Il patrimonio culturale legato all'innovazione, il nesso sta nella capacità di raccontarlo meglio, di renderlo più accessibile, di avvicinare di più le persone rispetto ai target. Banalizzo, i bambini ci si gioca con l'innovazione, con gli adulti gli si danno informazioni più dirette, con gli anziani gli si dà un'accessibilità che non, per tutta una questione di motivi, per le persone con disabilità gli si dà un'accessibilità al patrimonio. L'obiettivo finale alla fine è raccontare il patrimonio con degli strumenti nuovi per aiutare più persone a conoscere quel patrimonio. Allora,
farlo sulla base della mia esperienza, che è un'esperienza dal basso e di volontariato ed è nata dalle persone. Per me la chiave di volta è sempre investire sulle persone, perché sostenibilità e innovazione hanno significato e senso se coinvolgono le persone e anche le persone che hanno un accesso non privilegiato al patrimonio, alla cultura in generale, alle tecnologie, come nel caso che presentiamo oggi appunto del progetto Wikipedia for Refugees. Il patrimonio culturale mantiene in sé le caratteristiche della cultura di un luogo, di un paese, di una società, e fino adesso è stato spesso interpretato in maniera chiusa, molto spesso è stato conservato e preservato dal tempo, ma mai aperto all'utilizzo del pubblico e quindi all'utilizzo della comunità. Con diverse tipologie di innovazione, innovazione digitale, innovazione culturale, innovazione sociale, bisognerebbe aprire il patrimonio e renderlo accessibile a tutti, anche perché il patrimonio che rappresenta la memoria del passato può diventare uno stimolo per il futuro, sia a livello di politiche che di azioni concrete. Piattaforme Wikimedia, quindi non solo Wikipedia ma anche Wikimedia Commons per esempio, il grande contenitore di immagini e di contenuti multimediali liberi, quindi rilasciati con una licenza libera, o anche Wikisource, Wikivoyage, quindi piattaforme wiki di contenuti che possono benissimo essere diciamo inseriti all'interno di un contesto di valorizzazione culturale, si prestano benissimo a questo tipo di funzione. Il valore aggiunto è quello di avvicinare i giovani a questo tipo di piattaforme non come semplici fruitori, ma come coautori, quindi persone in grado di costruire nuovi contenuti culturali originali rilasciandoli con una licenza libera. Il patrimonio culturale e l'innovazione sono un binomio che non può che andare insieme, così come quello dei giovani e del patrimonio. Infatti, se vogliamo che il patrimonio culturale sia il nostro faro guida come giovani e come paese Italia, è importante che l'innovazione giochi un ruolo chiave nella promozione del patrimonio, nella promuovere la conoscenza dei nostri siti archeologici UNESCO, 53 sul territorio italiano, e che quindi queste due realtà, che possono sembrare molto distanti, iniziano a lavorare in stretta sinergia.